Il 29 gennaio 1771, un violento incendio devasta la chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze. Come per un miracolo, si salva il ciclo delle storie di San Pietro, affrescato nel 400 da Masaccio, Masolino e Filippino Lippi. Poco dopo l'incendio, un ignoto frate carmelitano, in remissione dei suoi peccati e per rendere lode a Dio, scrive: «Per nostra somma sventura è andata male ogni cosa, in meno di 5 ore. Ma non abbiamo perduto tutto quello che i nostri padri avevano messo insieme con tanti loro stenti e fatiche. Ci restano le storie di San Pietro e la sacra immagine della Nostra Donna del Monte Carmelo. Come ci ricorda il Santo Giobbe, Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum». Era in quel tempo, dal 1422 al 1433, la città di Firenze in felicissimo stato, copiosissima di uomini singolari in ogni facoltà. Tali erano infatti Filippo Brunelleschi, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Masolino, Paolo Uccello, eccellentissimi ciascuno nel genere suo. E per questa cagione, per tutto il mondo era la sua fama. Quando intorno al 1420 Tommaso, scognominato Masaccio per la tanta trascurataggine delle cose del mondo, essendo sempre fisso all'arte sua, si stabilisce a Firenze dal natio castello di San Giovanni di Valdarno, gli si parò innanzi una città ricca e animata da traffici mercantili. In fra i cittadini al potere in Firenze era Felice di Michele Brancacci, mercante di sete che risiedeva nel quartiere di Santo Spirito, dove la sua gente aveva sempre abitato. Tanto che il suo avo Pietro elesse la sua sepoltura nella nostra chiesa di Santa Maria del Carmine e commissionò la costruzione di una cappella. Ma la storia di questa nostra chiesa e monastero di Santa Maria del Carmine incominciò assai innanzi, nell'anno del Signore 1268, quando i nostri buoni eremiti vennero in Firenze con tutta umiltà, appoggiandosi alle limosine del popolo. E ogni giorno di più la folla concorreva ad adorare l'immagine della Nostra Donna del Monte Carmelo e ne otteneva molte grazie, così che i nostri padri dieronsi a fabbricare una nuova chiesa che dopo molti stenti, fatiche ed industrie fu terminata e consacrata il 19 aprile 1422, con l'intervento di tutti i principali signori della città. Fu un accadimento sì degno di memoria che fu dipinto al naturale da Masaccio, pittore celebratissimo, ancorché assai giovane, e quasi protetto dei confratelli carmelitani, giacché consacrò al Carmelo la gran parte dell'arte sua. Questo dipinto di Masaccio, noto come la Sacra, pur essendo stata molto apprezzata dai contemporanei, andò perduta nel corso del rifacimento secentesco del chiostro. Qui ne abbiamo operata una ricostruzione, seguendo le parole di Giorgio Vasari che lo vide.
Abbiamo quindi inserito sulla piazza e sul sagrato in scorcio i disegni delle figure che furono copiate da artisti celebri come il divino Michelangelo, meno noti come Andrea Boscoli, o anonimi. Di verde dipinse, di chiaro e di scuro, tutta la sagra come ella fu, e vi ritrasse infinito numero di cittadini in mantello ed in cappuccio, che vanno dietro alla processione, e ha saputo mettere tanto bene in sul piano di quella piazza, a 5 e 6 per fila, l'ordinanza di quelle genti che vanno diminuendo con proporzione e giudizio, secondo la veduta dell'occhio, che è proprio una meraviglia. Intorno al 1422, Felice Brancacci incaricò Masolino di affrescare la cappella di famiglia con le storie di San Pietro. E Masolino si fece affiancare dal più giovane Masaccio. Gli affreschi della cappella Brancacci resteranno incompiuti, forse per la partenza di Masolino per l'Ungheria nel 1425. Dell'eccellenza dell'arte di Masaccio erano consapevoli già i suoi contemporanei e lo furono ancora per tutto il Cinquecento i più celebrati scultori e pittori. Giorgio Vasari così ricorda nelle vite le novità dell'arte di Masaccio. Si può annoverare tra i primi che eliminarono le durezze, imperfezioni e difficoltà dell'arte e che diedero principio alle belle attitudini, movenze, fierezze e vivacità, e a un certo rilievo veramente proprio e naturale. Il che, infino a lui, non aveva fatto nessun pittore. E perché fu di ottimo giudizio, considerò che tutte le figure che non posavano né scortavano coi piedi in sul piano, ma stavano in punta di piedi, mancavano d'ogni bontà e maniera nelle cose essenziali. E coloro che le fanno mostrano di non intendere lo scorto. E dipinse le cose sue con buona unione e morbidezza, accompagnando con le incarnazioni delle teste e dei nudi i colori dei panni, i quali si dilettò di fare con buone pieghe e facili, come fa il vivo e naturale. E in vero pare giusto chiamare le opere fatte innanzi a lui dipinte, e invece le sue vive, veraci e naturali. Da poche il
la donna real essere privato. Oh, ima privato. Per dipingere la parola di nostro Signore così chiara che tutti e massimamente la folla senza lettere possano intenderla, gli artefici lavoravano e si affaticavano con i nostri confratelli esperti di teologia. Che avevano grandemente approvato il trattare le storie di San Pietro, giacché i nostri frati del Carmelo sono i più antichi di quanti sono al mondo religiosi. Infatti, noi soli eravamo frati nel tempo degli Apostoli, in Terra Santa, che ancora non era stato Basilio, Benedetto, Domenico, Francesco né altro capo dei religiosi. Ma all'inizio del tempo esistevano solo i nostri progenitori, il primo uomo e la prima donna, e vivevano nel paradiso terrestre. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista, e con frutti buoni da mangiare, e vi pose nel mezzo l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio, e disse a Eva: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma di quello che sta nel mezzo Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non dovete toccarlo, altrimenti morirete. Non morirete affatto, anzi, quando voi ne mangiaste vi si aprirebbero gli occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. L'albero della conoscenza dipinto da Masolino è un fico, secondo una tradizione più arcaica, peculiare dei paesi orientali e del Mediterraneo. Il pomo è invece più frequentemente raffigurato nei dipinti dell'Europa del Nord, come questo di Lukács Cranach. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche e Masolino ne sottolinea questo aspetto dandogli un volto femminile, lo stesso di Eva. Una tradizione seguita anche da Paolo Uccello e Jacopo Pontormo. Mentre nel Michelangelo della Sistina il serpente è volto e corpo di donna, perché i simili prediligono i simili.
Eva prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede ad Adamo e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi a tutti e due e si accorsero di essere nudi. Il Signore scacciò l'uomo dall'Eden e pose i cherubini della spada fiammeggiante per custodire la via all'albero della vita. Maledetto sia il suolo per causa tua, Adamo. Con dolore ne trarrai cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Moltiplicherai i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Mai il tema della cacciata è stato trattato con tanta espressività come da Masaccio. Mai i corpi sono apparsi così pesanti. Mai i sentimenti di vergogna e dolore così veri e assoluti. I gesti espressivi che Masaccio attribuisce all'uomo, alla donna e all'angelo, trasformato in una fiamma, sono infatti raffigurazione reale e simbolo di una condizione umana senza speranza. Questa potenza espressiva è stata un punto di riferimento nei secoli, un modello inarrivabile anche per il Michelangelo della Sistina. E Gesù chiamò a sé 12 discepoli, 12 pescatori di anime, e con loro iniziò la sua predicazione per tutti i luoghi della Terra Santa, compiendo miracoli e portando la verità ovunque arrivasse. Fra loro c'era Pietro. E tutta la folla dei fedeli vede qui, nei dipinti, accadere le storie meravigliose operate da San Pietro, che ricevette le chiavi dei cieli per fondare in terra la sua Chiesa, la nostra Chiesa, che continua ogni giorno, nei secoli dei secoli, la salvazione del genere umano. Nel tributo, come in altri episodi del ciclo, Masaccio dipinge più di un accadimento. Il Cristo circondato dagli apostoli che ordina a Pietro di pescare il pesce. Pietro che cava la moneta dal pesce. Pietro che paga al gabelliere la tassa per il tempio. Questa presenza in un solo dipinto di diversi momenti narrativi, caratterizzati da conseguenzialità temporale e inseriti in una scena spazialmente coerente, era comprensibile al lettore di immagini del Quattrocento.
questi era aiutato dalla reiterazione dello stesso personaggio, in questo caso Pietro, vestito allo stesso modo e con gli stessi colori nelle diverse scene. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte Gagliardo e furono tutti pieni dello Spirito Santo. Intanto per quel fragore la folla si era radunata ed era stupefatta. E Pietro predicava a quella folla. Voi l'avete inchiodato sulla croce, ma Dio lo ha resuscitato, perché la morte non poteva vincerlo. Noi soli, i frati del Carmelo, eravamo là, mentre accadevano le cose meravigliose operate da San Pietro. Giacché i nostri frati sono i più antichi di quanti sono al mondo religiosi. E nel giorno della Pentecoste, Pietro convertì 3.000 uomini e li battezzò nel nome di Gesù Cristo, in remissione dei loro peccati. Perché chi si bagna in quell'acqua sarà salvato. Nel battesimo dei neofiti emerge nuovamente come Masaccio fosse un discepolo della natura, maestra dei maestri, secondo la definizione di Leonardo da Vinci, che considera due soli nomi a scandire il tempo delle rinascite, Giotto e Masaccio. Queste montagne, fratelli, sfondo del battesimo, della predica e del tributo, sempre ci ricordano del Monte Carmelo, in Terra Santa, dove si insediarono i primi carmelitani. Là, dove nacque il nostro ordine, ai tempi del profeta Elia che salì al cielo sul carro di fuoco, lasciando cadere il manto. I nostri primi confratelli vivevano una vita di preghiera nella solitudine della montagna, imitando la santità del profeta, abitando nelle rocce in piccole celle, simili ad api del Signore che producono il miele della divina contemplazione. Ma quando i pagani seguaci di Maometto invasero la Terra Santa e cominciarono le persecuzioni alla nostra religione, avvertiti in sogno da Cristo e dalla Beata Vergine, alcuni confratelli abbandonarono quelle terre. Giungemmo quindi in Occidente come frati mendicanti e predicatori e in Fiorenza, provenienti da Pisa, intorno alla metà del 200.
Era l'ora nona, quando come ogni mattina un uomo, che era zoppo fin dalla nascita, veniva portato davanti alla porta del Tempio di Gerusalemme per chiedere l'elemosina a coloro che vi entravano. Costui, veduto Pietro e Giovanni, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro, fissando gli occhi su di lui, disse: guardami, argento e oro io non ne possiedo, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si riaffermarono, ed un salto si sollevò. Nel risanamento dello storpio e resurrezione di Tabità, Masolino affresca due scene diverse che si svolgono in luoghi diversi e in tempi diversi. Lo storpio si trova davanti alla porta del Tempio di Gerusalemme. Tabità viene resuscitata a Giaffa. Il tutto è inserito nello scenario della Firenze quattrocentesca. Il realismo con il quale Masolino raffigura le case con le vesti appese alle finestre, le scimmiette sui davanzali, le vie e la piazza con gli anziani sulla porta di casa e le madri con i bambini per mano, mostra con evidenza la volontà del pittore di affermare la continuità del tempo e dello spazio nel nome di Dio, attualizzando al suo tempo i miracoli operati da Pietro. Appena Pietro fu arrivato a Giaffa, gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto. E gli mostravano le tuniche e i mantelli che Tabità confezionava come opere di bene quando era in vita. Pietro si raccolse in preghiera, quindi, rivolto alla salma, disse: Tabità, alzati! Ed essa aprì gli occhi e si seppe in tutta Giaffa e molti credettero per questo. Nella resurrezione di Tabità e nella rappresentazione della Firenze del Quattrocento, Masolino dedica grande attenzione agli abiti, il che probabilmente ha qualche riferimento con Felice Brancacci, il mercante di sete committente degli affreschi. In particolare, nelle due figure di gentiluomini che passeggiano sulla piazza, Masolino sembra quasi evidenziare una fase di transizione nell'economia e nella moda di quegli anni. Uno veste di lana, il tessuto della tradizione, e un fine panno rosato foderato di scoiattolo. Il copricapo, però, è di seta. L'altro indossa una cioppa di preziosissimo velluto, un drappo di seta tra i più belli e costosi fra quelli lavorati in Firenze, che costituiranno la ricchezza futura della città. Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli, tanto che molti portavano gli ammalati, poiché speravano che quando Pietro passava, la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Infatti Pietro,
Il principe degli apostoli curava gli infermi non solo attraverso il tocco della mano, ma con un prodigio più grande, quodes magnus, attraverso l'ombra. E in vero, fratelli, nel dipinto il miracolo accade sotto gli occhi dei nostri fedeli e dimenticanti e degli storpi che chiedono la carità davanti alla nostra Chiesa. Là dove il principe degli apostoli è già passato, due uomini si sono rialzati. Un altro infelice, inginocchiato, implora la grazia divina che lo ha già raggiunto, poiché l'ombra di Pietro l'ha toccato. L'ultimo dei sofferenti, con gli occhi sgranati e il cuore colmo di speranza, attende l'attimo in cui potrà rialzarsi, perché tale è la potenza dell'ombra di Pietro. Masaccio, per sottolineare l'effetto prodigioso della sola sua ombra, fa tacere sia Pietro che Giovanni. I loro volti sono immobili, l'incedere è solenne. La mano sinistra degli apostoli è avvolta nel mantello, la mano destra di Pietro è abbandonata, quasi inerte, lungo il corpo. Giovanni e Pietro sono appena usciti dal tempio in fondo alla strada che somiglia a una chiesa, con il campanile che svetta in un rettangolo di blu. Gli spettatori del 400, abituati a decifrare il mondo dei simboli, comprendevano il messaggio dell'affresco che stabilisce un rapporto fra la virtù miracolosa di Pietro, la Chiesa Tempio e il cielo, vera origine di tale virtù prodigiosa. Oggi, fuorviati come siamo dalle presenze dell'altare marmoreo e della balaustra settecenteschi, non sempre si riesce a cogliere come le due scene di San Pietro che risana gli infermi con l'ombra e della distribuzione dei beni e morte di Anania fossero idealmente legate in un'unica composizione. Il che appare evidente dal convergere delle linee di fuga prospettiche. Sint vobis omnia communia è la nostra regola, la regola dell'ordine del Carmelo, che ricorda ai nostri confratelli la comunione dei beni e il dovere delle limosine e della carità, come Pietro ci mostra. Nessuno di coloro che erano venuti alla fede diceva di sua proprietà quello che gli apparteneva. Ma ogni cosa era fra loro comune. Quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo e lo deponevano ai piedi degli apostoli, quindi veniva distribuito. Un uomo di nome Anania volle tenere per sé parte dell'importo. Pietro disse: Anania, tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Masaccio vi dipinse anche la resurrezione del figliolo del re, fatta da San Pietro e da San Paolo. Ma quest'opera fu di poi terminata, che era stata interrotta, non so se per la morte di Masaccio o per altro accidente, da Filippino Lippi, che portava grande amore a queste pitture e quivi si esercitava di continuo nel disegnare. La resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra sono due episodi che si svolgono entrambi ad Antiochia, ma in momenti diversi.
La critica è concorde nell'attribuire a Masaccio tutta la scena di San Pietro assiso in cattedra e presumibilmente sempre a Masaccio vanno attribuiti la figura di Teofilo in trono, San Pietro, parte degli astanti che assistono alla resurrezione e lo sfondo architettonico. In questo episodio, Filippino Lippi, fra il 1481 e il 1482, effettuerà un vero e proprio intervento di restauro, affrescando volti nuovi di personaggi del suo tempo che assistono al miracolo di Pietro. Questi rifacimenti si erano resi necessari perché dall'affresco, probabilmente, erano stati rimossi i ritratti di Felice Brancacci, dei suoi familiari e del suo entourage socio-politico, a seguito dell'esilio di quest'ultimo da Firenze. Nell'episodio di San Pietro in cattedra, Masaccio intenzionalmente fa incarnare la Chiesa nei frati dell'ordine carmelitano. Nel gruppo di fedeli che compare alla destra del santo, la critica quasi unanime riconosce lo stesso Masaccio e gli artisti a lui più affini culturalmente. Brunelleschi, Leon Battista Alberti e Masolino. Intanto, intorno all'anno 1435, Felice Brancacci, mercante potentissimo, ricco e assai stimato, fussi esiliato da Firenze e di poi dichiarato ribelle. Imperò che nessuno della famiglia si poté più occupare della cappella, che per la pace del nostro ordine venne dedicata alla Madonna del Popolo e la di lei immagine veneratissima fu quivi collocata con il suo tabernacolo. Thank you.